Io ero vicinissima a non votare, a non andare. Perciò sono commossa perché sono vecchia. Io Avvicino dal microfono, sono, così. ho lottato da sempre democraticamente, ho sempre partecipato, non ho mai voluto delegare a nessuno la vita mia e della comunità dove sono cresciuta, nata e muoio anche qui. Allora, volevo solo dire, testimoniare che oggi ho deciso di votare stasera, di sostenere potere al popolo. Sento che siete legati al territorio, ad esperienze territoriali e questo per me è una grande garanzia ed è una modalità di selezione della classe dirigente e quindi io do il voto alle persone. Io non sapevo chi eravate, sono venuto perché voglio andare a vedere chi sono questi. Ecco, ma chi sono? Perché non ne posso più di questa sinistra che si divide, ne fa di tutto e di più, che litigano tra di loro, sono estranea. Io conoscevo anche Giorgio Cremaschi, che era un sindacalista della Pioma, so di tutte le battaglie che lui ha fatto all'interno della Pioma, e anche il suo nome sul manifesto oggi era una garanzia, per cui io dico voglio andare a sentire Cremaschi che dice, voglio vedere in faccia chi è questa gente perché non vi conosco. Adesso vi ho conosciuto. E sento, io ho ricevuto delle telefonate da Reggio Emilia, da Acqua Loreto, dove sono io ho vissuto fuori, ho lavorato fuori, ho fatto l'insegnante per tantissimi anni e sono tornata qui adesso che sono in pensione. E io sono felice. Perché ho sempre votato, per me non votare è un grande dilemma, per cui io oggi ho trovato per chi devo votare e sostenere, e farò con tutti i Che introduzione?